28 ottobre del 1917 viene pubblicato per la prima volta sul Corriere dei Piccoli una tavola del signor Bonaventura, disegnato da Sergio Tofano, in arte Sto. Il Museo Biblioteca della Torre conserva l'archivio di Sergio Tofano, che è stato donato alla fine degli anni 70 dal figlio Gilberto. E quindi in questa occasione, dei 100 anni dalla prima pubblicazione, ha pensato di celebrare questo anniversario esponendo un po' di materiali che appunto appartengono al fondo Tofano. La mostra è incentrata proprio sul signor Bonaventura, perché sappiamo che Sergio Tofano è stato un grande attore, regista, autore, insegnante all'Accademia d'Arte Drammatica, eccetera. Quindi, in questo caso ci siamo voluti limitare proprio alla figura del signor Bonaventura. Il figlio Gilberto ha pensato di lasciare a un museo dedicato all'attore i materiali di suo papà. Ecco, quindi tra questi materiali naturalmente una parte importante è quella dedicata al signor Bonaventura. Sicuramente nella mostra ci sono diverse particolarità. A parte le tavole originali disegnate da Sergio Tofano, c'è una vetrina dedicata al film che nel 1942, con la regia di Tofano, racconta le storie di Cenerentola e il signor Bonaventura. In quel caso il personaggio di Bonaventura era interpretato da Paolo Stoppa. Poi abbiamo alcuni preziosi volumi con le commedie di Tofano. Abbiamo una vetrina con le curiosità, ci sono, perché il signor Bonaventura è stato poi utilizzato molto nella pubblicità e anche nei gadget, nei giocattoli, eccetera, quindi ci sono alcuni pezzi abbastanza interessanti anche per gli appassionati di questi oggetti.